La Corte d'Appello di Parigi ha sospeso il piano di ristrutturazione di Peugeot Citroën, che prevede la soppressione di 8.000 posti di lavoro e la chiusura dell'impianto di Aulnay-sous-Bois. I magistrati hanno accolto le istanze del sindacato CGT, che contestano all'azienda di non aver rispettato gli obblighi di informazione previsti nei confronti dei rappresentanti dei dipendenti della sua società Faurecia, controllata al 57%, che gestisce un impianto di componentistica. Intanto il titolo Peugeot a 6,17 euro segna un ribasso del 2,16%.